centro perché è molto bello, su Repubblica, un pezzo di Navarro Valls, al quale hanno chiesto quali sono le caratteristiche principali, insomma, della personalità del Papa. E naturalmente la prima è stata la grande capacità di essere uomo di preghiera, no? Quindi uomo di grande concentrazione, uomo che sapeva andare al senso vero delle cose che si fanno, cioè, quindi c'entra molto anche con la montagna. Quando si va in montagna non si può improvvisare, bisogna sapere bene dove si va, individuare la via, concentrarsi, andare al senso vero di quello che si sta facendo. Poi l'altra caratteristica è il lavoro, che ancora una volta per arrivare in vetta ci vuole un grandissimo lavoro, un grande impegno, una costanza, vorrei dire magari anche una sfrontatezza e anche un'incoscienza certe volte. Nella seconda fase del suo pontificato, insomma, il Papa credo che queste caratteristiche le ha dimostrate tutte, fino allo sfinimento, no? E quindi pensiamo a quegli alpinisti che tante volte si sono trovati in condizioni di sfinimento. E poi forse l'aspetto più bello, la terza caratteristica, quella che riporta la grandezza di un uomo alla sua piccolezza davanti al grande, più grande di lui, che era l'ironia e la capacità di essere uomo di buon umore. Ecco, a me ha colpito molto questo, no? Il fatto che una persona così grande, che ha dovuto occuparsi di cambiare il mondo, no? Fra le sue caratteristiche avesse alla fine, no? Anche quella di ritornare coi piedi per terra, di essere piccolo, piccolo uomo, di fronte a un qualcosa di più grande di lui. Ecco, mi piace pensare che sono un pochino anche le caratteristiche forse della nostra gente di montagna, e se non lo sono magari sfruttiamo anche queste giornate importanti di canonizzazione per cercare di riscoprirle. È l'augurio che ci facciamo.